Zenzero, 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 zenzero. Ma cosa ti è preso? Sto decantando i benefici dello zenzero. Beh, complimenti, ma sai perché ha tutti questi benefici almeno? Vabbè, sinceramente no, ma ne parlano tutti. Zenzero, 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 zenzero. Ciao amici! È vero, di zenzero ne parlano tutti ormai. Pensate che recentemente in un supermercato ho trovato anche la birra allo zenzero, ed è pure buona. Questo tu te lo sei inventato. No, giuringiurello, parola di giovane marmotta. Comunque, se è vero che tutti ne parlano, non è altrettanto vero che tutti conoscono i reali benefici dello zenzero, o come usarlo bene, e soprattutto perché questa spezia è così benefica. E si finisce col credere alle varie dicerie e aspettarsi dei miracoli dal povero zenzero e se poi non arrivano, dargli la colpa. Allora, per fare chiarezza, ho fatto questo video. E se vi piace lo zenzero, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Buongiorno signor Zenzero, mi dica, è vero che lei fa dimagrire e brucia tutti i grassi? Buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato. È vero che ho tanti benefici, ma non faccio certo dimagrire così per miracolo. Lo sospettavo, eh? Lo zenzero aiuta a dimagrire, ma non fa tutto il lavoro per noi. È ricco di antiossidanti e contiene soprattutto zingiberene, il principio attivo sanissimo che lo rende anche piccante. Lo zingiberene stimola il metabolismo cellulare e aiuta a mantenere attivo il potere bruciagrassi del corpo. Ma mi dica, signor Zenzero, davvero combatte il gonfiore addominale? Questo è vero, infatti mangiare un pezzetto di zenzero dopo i pasti è digestivo. Eh sì, lo zenzero ha proprietà anticarminative, significa che riduce la fermentazione durante la digestione e blocca l'aria nella pancia. Ultima domanda, si dice che previene le malattie, signor Zenzero, è davvero così? È un tema delicato, di certo è stato dimostrato il mio potere antiossidante. Gli antiossidanti sono l'alleato più potente per proteggerci da malattie di vario genere. Ci sono diversi studi scientifici sui benefici degli antiossidanti, anche quelli dello zenzero, per prevenire malattie più disparate e contrastare l'invecchiamento. In ogni caso è sempre bene valutare ogni situazione specifica con l'aiuto di un esperto. Ma come sai tutte queste cose? Di certo non te le ha dette lo zenzero. Ma io leggo libri. Sì, ma con la cultura non si mangia. Figuriamoci con l'ignoranza. Sullo zenzero ci sono tante notizie, ma anche tante fake news. Per documentarmi in maniera sicura e precisa ho scelto questo libro, Zenzero, la spezia che rivitalizza e ringiovanisce. Storia, proprietà, usi e ricette. È scritto da Alessandra Moro Buronzo e pubblicato dalle edizioni Il Punto di Incontro. La casa editrice specializzata in benessere naturale, proprio come me, è sponsor di questo video. Nel libro c'è tutto quello che serve sapere sui benefici dello zenzero e come utilizzarlo al meglio. È un libro piccolo ed economico ma molto completo perché è ricco di spunti utili da mettere subito in pratica. La sua storia e provenienza, come sceglierlo e conservarlo, le differenze tra zenzero fresco e zenzero in polvere, le virtù terapeutiche, per esempio anche per il mal di testa, i dolori articolari, il colesterolo alto, e come si usa l'olio essenziale di zenzero. E poi tantissime ricette, tutte golose, sane, amiche della linea, da fare con lo zenzero. Idee fantastiche per fare primi piatti, zuppe, secondi, contorni, insalate. E non potevano mancare i dolci. Una delle mie ricette preferite è lo zenzero candito. Io lo adoro, ho fatto anche con la ricetta tradizionale. Ma tu non dici che non mangi dolci? Non mangio dolci industriali, ma se li faccio io in casa ogni tanto un bello sgarro ci sta. E comunque uso lo zucchero di canna, quello vero. Un'altra chicca di questo libro è l'uso afrodisiaco dello zenzero, con il menù piccante per due. Può essere un'ottima idea regalo in vista del Natale, ma in realtà per ogni ricorrenza. Regalare un libro è sempre un classico. Andate sulla playlist del mio canale e guardate i libri che ho selezionato e che ho raccontato. Secondo me sono molto interessanti. A me sono piaciuti. Bene, prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al canale per tutte le novità e attivate le notifiche così YouTube vi avvisa appena esce un nuovo video. Se volete saperne di più sullo zenzero, non vi resta che leggere questo
questo libro. E se vi registrate sul sito delle edizioni Il Punto d'Incontro, con il link qui sotto, per il primo acquisto avrete uno sconto di 5 euro. Grazie. Leggere fa bene a tutti, condividete questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!